detrazioni sono il cartello 24. Allora, le detrazioni sono come il bicchiere di vino, no? Sono mezzo, è mezzo pieno o mezzo vuoto, perché uno può dire togliamo le detrazioni, oppure può dire aumentiamo le tasse, perché togliere la detrazione ha in qualche misura un effetto pratico, che è quello che chi paga di più, quello cui vengono tolte. Verrebbero ridotte per chi guadagna più di 100-120 mila euro lordi l'anno. Sono escluse la prima casa, il mutuo, le ristrutturazioni, cancellate per il reddito i redditi oltre i 300.000. Di questo che pensa? Guardi, noi una discussione di merito su questi punti non l'abbiamo fatta, il governo con noi non l'ha ancora fatta. Che ci sia da affrontare questa situazione, sì, perché uno che ha un reddito di 200.000 euro, faccio un esempio, non è proprio necessario che possa detrarre le spese per la palestra, faccio un esempio per modo di dire. Credo dall'altra parte invece che sarebbe molto utile introdurre un sistema di detrazione che ad esempio le persone possa detrarre fino a un certo livello, la spesa per l'idraulico, la spesa per l'elettricista, la spesa per il meccanico, che mi sembra un modo per rendere più trasparente questa cosa e per andare incontro anche un'esigenza. Poi naturalmente questo va rivisto e credo che sia uno dei temi anche da affrontare, ciò che c'è da aumentare, ciò che eventualmente può essere anche da rimettere mano, ma è una discussione che va fatta non in una settimana, serve, come noi abbiamo chiesto, aprire un tavolo e darci dei mesi di tempo per fare una vera riforma fiscale seria in questo paese. Serve quindi anche che il governo rimanga in attività in qualche misura, ma ci arriviamo a questo.